Bom, Antônio, eu tenho uma pergunta a te fazer. Aliás, eu tenho várias perguntas. Enquanto vocês esquentam aí, elaboram as de vocês, vocês precisam fazer perguntas também. Eu vou fazer pergunta em português, ok? Você fala que nós estamos atualmente numa sociedade que é a sociedade de controle. Você poderia falar um pouco a partir de Foucault a respeito dessa passagem da sociedade da disciplina para a sociedade de controle, da sociedade dos dispositivos disciplinares para os dispositivos de controle, e como isso se relaciona com dois elementos que você citou aqui na sua fala, que são o Fordismo e o pós-Fordismo, que estão relacionados com o advento da configuração do império. Foucault costruisce una storia del capitalismo moderno a partire dal XVII secolo in maniera assai continua, analizzando quella che in Marx si chiama l'accumulazione originaria di capitale, analizzandola attraverso fondamentalmente attraverso lo studio degli economisti dell'epoca e attraverso l'analisi delle istituzioni repressive, e non solo repressive, delle istituzioni produttive in quanto contengono un elemento repressivo assolutamente centrale, un elemento di costrizione, un elemento di estraniazione da quella che è la comunità originaria. Che il potere sia insieme organizzativo e repressivo è un elemento che Foucault ha, diciamo, tolto dal diritto pubblico europeo per mostrare come esso funzionasse nella costruzione stessa dello Stato assoluto che accompagnava la crescita dei sistemi industriali capitalisti. Questo elemento di questa ricerca, che è estremamente ricca di tutto il pensiero foucaultiano e che passa dalla prima fase dei grandi libri sul sorvegliare e punire, sulla follia e le sue discipline, è un pensiero che si svolge ed è un'analisi che si svolge nel secolo XVII, XVIII, XIX. Perché? E che conclude a quella che è l'età moderna del capitalismo, nella quale alle tecniche di disciplina, e cioè che obbligano, che formano, che plasmano i corpi e li formano per ogni funzione, ogni prestazione produttiva, si sostituisce il controllo sociale. Il controllo sociale che passa attraverso le grandi organizzazioni del welfare e del welfare, dell'assistenza pubblica, che si perfezionano dalla disciplina del controllo, e cioè si trasformano da quella che è il contatto fisico ai corpi al contatto immateriale di controllo e di comando. Dentro questo sviluppo narrato da Foucault, si legge, e in Foucault era del tutto presente la cosa, soprattutto a partire da quella che è la sua conversione anche umana alla lotta. Questo episodio centrale che è la costruzione del gruppo di intervento nelle prigioni, del GIP, nei primi anni 70, è assolutamente fondamentale in Foucault per verificare non solo il passaggio dalla disciplina al controllo, ma le forme di resistenza e di riaffermazione, appunto,
scusate, ho perso il filo. In questa sua esperienza è chiaro la ripresa del modello disciplina-controllo. Ed è quasi una sperimentazione questo intervento politico foucaultiano e una trasposizione alla contemporaneità di questo schema visto funzionare nel processo storico. Dobbiamo ricordare che gli anni 70, quelli che praticamente precedono immediatamente l'inizio delle lezioni foucaultiane, sono anni nei quali si dà il passaggio dallo stato fordista, dalla produzione fordista allo stato post-fordista dell'industria e del capitale. È il momento nel quale, a partire dal documento della trilaterale Fukuyama e altri, scusate Fukuyama, non mi ricordo il nome, vedete l'età contribuisce alla dimenticanza dei nomi, alla memoria. C'è questo documento del 73, appunto, che è un documento che ha assunto come fondamentale, il documento della trilaterale, che ha assunto come fondamentale nella definizione di quelli che sono i limiti della democrazia. Li vuol dire che cosa, limiti della democrazia? Vuol dire che studenti, donne, cioè espressione tipica di questo documento estremamente importante, donne, studenti, operai, neri, eccetera, non possono più intracciare quella che è la riorganizzazione produttiva. Fino a quegli anni avevano queste forze, attraverso il 68, attraverso gli anni 60, espresso un blocco generale di quella che era la capacità capitalista di riforma del proprio sistema. Avevano in realtà distrutto la fabbrica, avevano in realtà distrutto il sistema taylorista di comando in fabbrica, forma classica, diciamo, e piena del sistema di disciplina, di disciplinarizzazione. Avevano distrutto in parte quella che era la capacità capitalista di riprodurre nella società la giornata lavorativa operaia. Ed era di fronte a questa esplosione del 68 che si poneva la necessità di una nuova forma di controllo. E diciamo che la costruzione storica del concetto in Foucault, repressione, controllo, che sono spostate a partire dal XVII secolo e dopo e con la rivoluzione borghese riorganizzata nella rivoluzione francese, si danno più espressamente in termini di controllo, viene spostata, viene esemplificata nel passato quello che si analizza nel presente. Gostaria inizialmente di parabenizzá-lo pela brilhante exposição e pela sua leitura do Michel Foucault, que eu penso que para o público brasileiro traz uma grande novidade, pelo menos neste momento aqui, que é de trazer um Foucault da liberdade, da resistência, da transformação e da afirmação da existência. Nós temos assim uma tradição pequena, claro, no Brasil, já que o Foucault é conhecido aqui desde a década de 70, mas ele esteve aqui muitas vezes, né, de 5 a 6 vezes ele esteve no Brasil no início dos anos 70, caiu na cabeça das pessoas, né, o Foucault que foi divulgado foi um Foucault do poder e um Foucault que não abria espaço para resistência, para as possibilidades de transformação e que, portanto, estava na contramão da revolução e das ideias de transformação. Certamente, isso não passou apenas pelos leitores brasileiros. Acho que, ao contrário, o Foucault, até o Centre Michel Foucault, na França, se espanta do enorme sucesso do Foucault no Brasil. Acho que eles, os franceses, Frédéric Gros, Philippe Ertière, eles consideram que só no Brasil o Foucault faz tanto sucesso.
Na semana que vem, nós teremos o 10º Colóquio Internacional Michel Foucault, e o tema será É Inútil Revoltar-se? Foucault e as Insurreições. E, obviamente, o objetivo é discutir as resistências, a liberdade, as contracondutas, a maneira como Foucault pensa o poder. Isso é a primeira parte da minha fala. Parabenizá-lo pela beleza da sua exposição e pela afirmação da existência e desse Foucault que não estuda o poder pelo poder, não é? Que pensa que onde há poder há resistência e que é importante saber onde está o poder para você não lutar em lugar errado, para você não bater a cabeça na parede quando a porta está ali e as saídas são possíveis. Agora, eu queria puxar a questão um pouquinho, porque, mais recentemente, nós brasileiros, como o senhor deve estar sabendo, estamos vivendo um movimento de retrocesso político violentíssimo. E, enquanto, na Europa, vocês viviam essa transição para o pós-fordismo e o neoliberalismo entrando, e Thatcher, e etc., nós aqui vivíamos a redemocratização, o fim da ditadura e o início das políticas públicas. Então, no Brasil, se começava a ter a noção de ser sujeito de direito, não é? Uma coisa que nos Estados Unidos tem muito tempo, e na Europa também, mas, para nós, embora o neoliberalismo e a globalização estivesse também nos atingindo, nós estávamos vivendo um período de crescimento, de esquerda no poder, por mais que a gente possa questionar o PT, mas não era a direita no poder, como está sendo agora. Então, só que assim, faz muito pouco tempo que nós estamos tomando contato com a leitura de Foucault do neoliberalismo, né? Com a leitura que ele faz, a crítica que ele faz ao neoliberalismo americano, que você é livre, você deve ser empresário de si mesmo. Você é uma empresa, sua vida é uma empresa, seu filho é uma empresa, seu casamento é uma empresa, e você é um capital. Se você é um capital, não tem contradição com o trabalho, porque você é o capital e você é o trabalho. Como o capital vai explorar o trabalho se é você com você? Essa história é muito assim, absurda que o Foucault traz e ironiza quando ele analisa a leitura do Gary Becker falando sobre o casamento, não é? E ele diz, passe o meu sal, eu te dou a pimenta. Bom, então, o que eu queria perguntar para o senhor... como o senhor vê, então, essa questão da apropriação da subjetividade libertária, que seria libertária, do indivíduo que deveria ser livre, pelo discurso neoliberal que vem dizer que você deve ser livre, criativo, criar, você é o neo-sujeito do admirável mundo novo que aqui está. Então, eu gostaria de um comentário do senhor a respeito disso. A minha pergunta é só para complementar um pouco o que o senhor falou da leitura neoliberal do Foucault, principalmente como crítica. E, ultimamente, a gente tem visto também um grande movimento de uma leitura neoliberal do Foucault, afirmando que o Foucault seria um neoliberal. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor essa relação entre Foucault e as leituras neoliberais, ou de como seria possível responder mais enfaticamente a essa leitura que a gente aqui considera bem estranha, né, de achar que o Foucault é um neoliberal. É basicamente isso. Ma io vi ringrazio appunto di questo rilancio. Il discorso su Foucault neoliberale è un discorso che evidentemente è larghissimo. Anche se, per esempio, credo negli ambienti francesi più legati a Foucault, quelli che pubblicano le opere, gli studiosi legati al pensiero di Foucault nello studio della sua intera figura, ecco, credo che non abbiano mai ceduto a quelle che sono queste suggestioni neoliberali. Suggestioni neoliberali che si basano, secondo me, e trovano il loro valore in una sorta di
di rilancio e di sproporzione rispetto alla concezione tradizionale socialista del mondo e del lavoro. In realtà il socialismo ci ha sempre offerto l'idea di un lavoratore che stabilisce la sua comunità sul lavoro come dignità, che si costruisce nella fabbrica, in un luogo, in una determinazione spaziale e temporale specifica. La classe operaia aveva nella descrizione socialista classica questa dimensione di massa, di forza accumulata, di indistinzione singolare. È chiaro che il neoliberalismo e Foucault parlano di una realtà diversa. Una realtà diversa cui il socialismo non è arrivato. Oggi il lavoro è un lavoro singolarizzato e non più massificato. È un lavoro che vive in rete. Spazio e tempo della giornata lavorativa sono stati spazzati via. La forza lavoro è flessibile e mobile. Il neoliberalismo ha buon gioco a dire questo è il nostro soggetto. Questa è la qualità del lavoro rispetto alla quale noi ci confrontiamo. D'altra parte, è evidentemente stato un enorme errore da parte della tradizione marxista, ortodossa, della socialdemocrazia, quella di non riuscire a comprendere l'effettivo progresso che è avvenuto nel passaggio dalla forma operaia di fabbrica alla forma dell'operaio intellettuale, cognitivo, mobile, flessibile, in rete. Ci troviamo quindi dal punto di vista della polemica politica di fronte ad un neoliberalismo che descrive correttamente una realtà che interpreta per fissare il proprio comando e trasforma questa lettura della realtà in una ideologia di comando. Dall'altra parte ci troviamo di fronte a quella che è una lettura socialista del lavoro che è stata completamente, o diciamo in gran parte, o diciamo tendenzialmente superata, dépassée, e che blocca la capacità politica di organizzare quell'altra realtà, quella vera. In Foucault questa distinzione non c'era. Foucault ha immediatamente colto dagli anni 70 la trasformazione della forza lavoro e l'ha colta dentro questo rapporto che è quello di soggetto prodotto e soggetto produttore, dove il produttore è sempre un'eccedenza di singolarità, di soggettività, di valore. Ed è questo il concetto in cui effettivamente il neoliberalismo si presenta semplicemente come ideologico. Che cosa significa essere produttori di se stessi? Essere produttori di se stessi è una banalità. Quindi si tratta di sapere perché siamo produttori di noi stessi. Come siamo produttori di noi stessi? La produzione di noi stessi può essere, e qui risaliamo alle cose che dicevo un momento fa, può essere quella di un io singolare strappato a noi
Esiste la possibilità di pensare un produttore come io? Si può pensare un produttore come io semplicemente come sfruttatore del lavoro altrui? Ma pensare il produttore è sempre pensare un noi. Soprattutto in un regime reticolare di produzione, dove non è la serialità e la messa in contatto meccanico che permette la produzione, ma è l'invenzione, la singolarità che si connette, determina degli agencements, come dicevano i nostri Deleuze e Guattari, degli agencements determina delle strutture machiniche per produrre valore. Il rapporto tra lui, tra noi e tra l'io, il noi e la moltitudine sono rapporti completamente intercambiabili che si danno come base reale del rapporto produttivo. Produttivo di merci, produttivo di conoscenze, produttivo di felicità. E questo è qui che l'interpretazione neoliberale di Foucault non regge. Non regge perché il soggetto non è mai dato, ho insistito mille volte, come soggetto cartesiano. È sempre dato ormai come soggetto che nel produrre si combina e nel combinarsi crea verità. Dopodiché che l'interpretazione di Foucault esasperi l'ambiguità, quelle che sono le ambiguità che certe volte si presentano nel suo pensiero, indubbiamente, e che esasperi queste ambiguità in termini massicci, diciamo così, nel tentativo di affermare l'egemonia del pensiero liberale oggi, è più che evidente. Devo dire che effettivamente a me sembra che oltretutto che il disegno, no, proprio così, del tentativo neoliberale, quanto più cresce in potenza a livello mondiale, tanto più diminuisce, si parva licent, se è possibile fare dei paragoni così sproporzionati, tanto più diminuisce nell'interpretazione di Foucault. Ecco. Un'altra cosa volevo dire, l'altro tentativo, per esempio, che è stato veramente abbastanza ridicolo, è stato quello di delle interpretazioni puramente, diciamo, sessuali o sul terreno, dico appunto, dell'analisi della sessualità, eccetera, rispetto al pensiero di Foucault. La riduzione di Foucault, no? A quello che era semplicemente un cantore di se stesso, in quanto persona che trasformava il proprio sesso o cose di questo genere. Anche queste sembrano come interpretazioni, data appunto la base, la libertà fondamentale di ricostruire queste cose, no? Come elemento assolutamente centrale. In Foucault il pensiero passava anche attraverso queste cose, ma passava per riportarlo a quella che è la dimensione generale di costruzione dell'umanità. Ecco. Mio nome è Fabrício, io sono professore di filosofia. E eu queria perguntar para você acerca a sua opinião, a sua leitura acerca de uma possível insuficiência do conceito de biopolítica ou do conceito de biopoder para pensar a nossa sociedade hoje, para pensar, enfim, o aspecto repressivo, o aspecto destrutivo também, né, do capital, do neoliberalismo. E a minha pergunta tem origem numa preocupação relativa à sociedade brasileira, por exemplo, em relação ao extermínio da juventude negra, que é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil já faz bastante tempo. Enfim, è questa questione.
Ci sono due aspetti nella sua domanda. Un primo, direi, è quello che evidentemente la preoccupa in maniera assolutamente fondamentale, è lo sterminio dei giovani neri nelle favelas brasiliane e non solo. E questo mi sembra che sia qualche cosa che è un elemento terribilmente drammatico. Il secondo elemento è il chiedersi se questo elemento permette una attenuazione o una trasformazione del concetto di biopolitica. Parlo di questo elemento come di altri, del suo elemento, quello che lei ha sollevato, ma a questo si potrebbero aggiungere i bombardamenti di Aleppo, come il fatto che il Mediterraneo sia diventato ormai una tomba, no, per gli emigranti, una tomba generalizzata per migliaia di emigranti, come il fatto che oggi probabilmente a Calais si comincia con l'esercito a spostare migliaia e migliaia di migranti e non si sa dove inviarli dove una serie di elementi che hanno ormai trasformato in mortale il potere biopolitico. Si parla, ecco, se questo qui è qualcosa che qualifica la coppia biopolitico-biopotere. Io non so, io ho molti amici che ragionano e dicono non si può parlare di biopolitica, si deve cominciare a parlare di necropolitica. Il rapporto tra biopolitica e necropolitica, tra biopolitico e biopotere si è ormai interrotto, si è frammentato. Io ho l'impressione che spesso, purtroppo, questo tipo di lettura ci tolga forza etica. Io non so se sia vero o falso. Io so che, e credo in questo termine di essere completamente foucaultiano, togliere l'immaginazione di una dialettica, dico dialettica in termini volgari, fuori da qualsiasi significato metafisico, di una dialettica effettiva tra vita e morte, tra vita e sua espressione fino a... Ecco, togliere questa possibilità sia qualcosa che è eticamente insopportabile, che è eticamente inagibile. Anche nel... Io non credo, per esempio, pur essendo sono grande amico e discutevo moltissimo con Giorgio Agamben, ma il concepire appunto l'estremo biopolitico in termini di pura distruzione, di pura negatività, e ricondurre coerentemente l'atteggiamento del soggetto all'inoperosità nei confronti di una forza totalitaria che impedisce reazione, sia profondamente errato. Forse sono troppo spinozista in questo senso, ma io penso che veramente anche nella situazione, anche quando si è morti, si è eterni. Che il limite tra la vita e la morte non si dà. E che prospettare la morte è un pericolo per la libertà, per la vita, e che l'uomo libero non pensa alla morte.
il rapporto biopolitica-biopotere è un rapporto che resta un rapporto inevitabile, e su questo anche lei ragiona, mi consente, ma è che resta un rapporto intransitivo. Il potere non può uccidere il vivente. Queste sono cose sulle quali bisogna scegliere. Ed è da questo punto di vista che penso, al di là, diciamo così, di quella che è la cosa politica assolutamente fondamentale, centrale, dietro a questa cosa politica il problema è quello di dare forza ai giovani perché resistano alla morte che gli viene portata. Se vogliono la guerra, che abbiano la guerra. Se la resistenza è necessaria, la resistenza ci deve essere. Non si possono abbassare le braccia, perché nel reale non si abbassano le braccia, perché il rapporto tra potere e potenza, tra potenza e potere, è sempre un rapporto che non si chiude, intransitivo. Non so se mi sono spiegato, dubito di averlo fatto, ma le ho detto il mio parere. Então, a gente só pode agradecer novamente a presença do Antônio Negri aqui. Agradeço também a presença de vocês e agradecemos todos ao SESC por nos acolher aqui. Tá? Boa tarde.